Valsusa, ancora tensioni intorno al cantiere del tunnel esplorativo della futura Torino-Lione. Un centinaio di attivisti in ottave ieri notte ha raggiunto l'area della Val Clarea presidiata dalle forze dell'ordine. Intorno a mezzanotte la protesta è iniziata pacificamente e ha cambiato registro. Un gruppetto con il volto coperto ha fatto esplodere alcune bombe carton al bosco davanti alle recinzioni. Poliziotti e carabinieri sono usciti dal cantiere e li hanno inseguiti nei boschi della Val Clarea lanciando lacrimogeni. Intanto a Torino, al processo per gli scontri del 3 luglio 2011 a Chiomonte, un carabiniere è stato iscritto nel registro degli indagati. L'accusa è di lesioni per aver colpito con calci e manganelli durante l'arresto due notav di Modena, violenze documentate da video e fotografie fornite dai loro legali.